Eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match, come sempre divisa in tre parti tra attualità, la nostra rubrica del memento e in chiusura la parte della storia. Ermanno, questa sera apriamo tornando sul tema della guerra in Ucraina, parlando di guerra e parlando anche di quelle che è l'escalation delle ultime settimane, dell'ultimo periodo, perché se possibile insomma, la situazione sembra che possa ulteriormente come dire, degenerare, e si torna a parlare di armi nucleari anche. Sì, certo, stasera è la serata delle guerre, perché poi più tardi parleremo di Lepanto, e quindi, ma da Lepanto, se i nostri telespettatori avranno pazienza di arrivare alla fine, scopriremo come Venezia riesce a risolvere questa guerra che non ha provocato lei, ma è soggetta appunto all'impero ottomano, ma alla fine è costretta a partecipare a questa grande battaglia che sarà la protagonista, ma alla fine della guerra, pur di chiudere un rapporto negativo con i musulmani, paga e riapre le sue vie del commercio, che sono le vie della seta. Questa è una cosa importante che mi pare che in questo momento non abbiamo memoria in questa guerra dell'Ucraina. Certo. Vorrei entrare invece nel discorso appunto di un mondo che sta andando alla rovescia. Allora, sembra che sia una guerra lenta, sembra che sia una guerra, ma vediamo. Io ho vissuto l'epoca della guerra in Corea, ho vissuto l'epoca della guerra del Vietnam, e il meccanismo è sempre lo stesso. Si parte da un piccolo scontro navale, una guerra di Vietnam, ma addirittura è un pretesto per entrare in guerra, e poi si arriva a quello che è stato la guerra in Vietnam, che è durata molti anni, con sacrifici enormi soprattutto per gli abitanti del Vietnam. Gli americani lasciarono una 57.000 militari, ma molti milioni invece furono quelli che morirono, ma soprattutto per le bombe, diciamo, arancione, che era una sostanza velenosa che gli americani buttavano e che naturalmente faceva morire la gente di tumore anche a distanza di anni, aveva lo stesso effetto di una bomba nucleare, quindi che veniva contaminato poi aveva vita breve. Ma al di là di questo, abbiamo con noi degli esperti che ci potranno raccontare la loro posizione, la loro esperienza, e soprattutto anticipare quello che potrebbe essere un evento, se continua in questa direzione, che colpirebbe innanzitutto l'Europa. Prima di tutto colpisce l'Italia, perché da un punto di vista economico l'Italia è allo sbando rispetto a Francia, Germania e altri paesi, Spagna per esempio. L'Italia è fortemente in crisi nonostante gli aiuti che ha dato l'Europa, e quindi dovremmo cercare di trovare una pace che metta insieme, diciamo, dignità delle nazioni, ma anche l'economia dell'Europa. Certo. Quindi abbiamo con noi. Certo, presento gli ospiti allora che ci accompagnano in questa prima parte della trasmissione. Saluto in studio il professor Alberto Lanzavecchia. Buonasera, professor Lanzavecchia. Buonasera a tutti, buonasera, grazie l'invito. Insegna finanza strategica all'Università di Padova. E abbiamo in collegamento il professor Fabrizio Marrella. Buonasera, professor Marrella. Buonasera, grazie dell'invito. Docente di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari, e in questo caso avremo modo di parlare anche di questa annessione del Donbass, di questi referendum fatti in Ucraina nei territori occupati dalla Russia. E saluto in collegamento il dottor Andrea Rossi. Buonasera, dottor Rossi. Buonasera a voi. Buonasera, editorialista di informazionecattolica.it e studioso di storia militare all'Università di Ferrara. In studio saluto Michele Boato. Buonasera Boato. Buonasera. Grazie anche lei di essere tornato qua nei nostri studi, fa parte del movimento non violento e dell'Ecoistituto Veneto Alex Langer.
perché anche qua, oltre alla pace e alla non violenza, va messo in conto anche quello che è l'impatto disastro ambientale, certo, cioè quelle che sono le conseguenze ambientali, conseguenze economiche, Ermanno, problemi di diritto internazionale e poi anche problemi ambientali. Questa guerra è veramente un disastro. Sì, certamente, perché sta spiazzando l'Europa da quello che è il commercio mondiale. Resterà un commercio cinese, indiano, russo, non so fino a che punto, ma comunque la Russia continuerà a fornire gas alla Cina, che assolutamente in questo momento ne ha bisogno, quindi diciamo non è molto dipendente da noi, se non in tempi immediati, poi piano piano si organizzerà un mercato diverso. Questo porta naturalmente, teniamo presente una cosa, che il gas russo continua a costare quello che costava prima, ma invece non abbiamo pagato, lo stiamo pagando 5-10 volte di più. Questo ne abbiamo parlato la volta scorsa, ma ne torniamo a parlarne perché sicuramente qualche telespettatore non ci seguiva la settimana scorsa, può seguirci questa settimana. Quindi è un trucco delle finanziarie europee che approfittano della guerra per giustificare un aumento dei prezzi che è ingiustificabile. E quindi adesso entriamo nell'argomento e partirei con un primo contributo che riguarda la minaccia nucleare, il disastro perfetto. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che non ce ne accorgiamo, ma arriveremo al limite di una possibile guerra nucleare, che anche questa, anche se useranno, come chiamano, armi tattiche, quindi piccole bombe atomiche, poi ci sarà anche qui un crescendo e quindi non è escluso che useranno poi le grandi bombe nucleari, che sia la Germania, sia la Russia, sia l'Inghilterra, sia la Francia e sia gli Stati Uniti hanno largamente a disposizione e che metteranno a rischio le nostre vite e non si capisce per quale motivo. Entriamo col primo contributo. La minaccia nucleare, il disastro perfetto. La guerra in Ucraina e la battaglia per le libertà in Russia, Ucraina e Bielorussia sono stati i protagonisti dell'assegnazione del Nobel per la pace che è andato all'attivista bielorusso Bialyatsky, all'organizzazione russa Memorial e all'associazione ucraina Center for Civil Liberties. Ma mentre si assegnano i Nobel per la pace, la tensione tra Mosca e l'Occidente non è mai stata così alta. Per la prima volta dai tempi della crisi dei missili di Cuba c'è la minaccia di un Armageddon nucleare. A dirlo è stato il presidente americano Joe Biden, che ha puntato il dito contro l'inquilino del Cremlino. E anche da Strasburgo si invitano i cittadini europei a prepararsi a un possibile conflitto atomico. Ma da Mosca si stempera il clima, ribadendo che sono gli Stati Uniti e i suoi vassalli che vogliono intimidire la comunità internazionale, affermando che è la Russia a essere pronta a un attacco nucleare. Ma così non è. La guerra in Ucraina, iniziata nel 2014, si è riaccesa a febbraio di quest'anno e sembra purtroppo che ci stia portando verso scenari apocalittici. Stiamo parlando di un conflitto atomico, perché quando parliamo di missili balistici, ipersonici, di armi strategiche, di ordigni nucleari tattici, è di questo che si sta parlando. Ma i nostri comandanti in capo, che per mesi si sono impegnati in proclami, accuse e rimpalli di responsabilità, non si sono ancora resi conto di quello che stanno facendo? La domanda allora è: vale la pena di andare alla distruzione totale per sostenere le proprie ragioni? Oggi siamo più vicini a quel baratro di quanto non lo sia stati con la crisi dei missili di Cuba nel 1962. A quel tempo a evitare il disastro furono il presidente Kennedy e Khrushchev. Oggi possiamo dire lo stesso dei nostri protagonisti politici, ma se davvero dovesse scoppiare una guerra nucleare, quali sarebbero le conseguenze? Una domanda alla quale hanno dato risposta i ricercatori dell'Università di Princeton in tempi non sospetti nel 2019, quando hanno simulato le conseguenze di una guerra nucleare, partendo dalle valutazioni indipendenti, tenendo in considerazione gli armamenti e le posizioni delle forze americane e russe, i piani di guerra e degli obiettivi
obiettivi delle armi nucleari. In tutte le ipotesi fatte, il disastro sarebbe stato totale in poche ore. Nello scenario peggiore a essere colpite sarebbero state le principali città di Russia, Europa e America. I missili balistici intercontinentali sono infatti puntati prevalentemente sulle capitali o su città che rappresentano il centro del potere, del comando. Del resto, lo scopo della guerra è uno solo: distruggere l'avversario. Peccato che questo significhi eliminare fisicamente milioni di persone innocenti in poche ore dallo scoppio della guerra. Ma a queste vittime poi dovranno essere aggiunte quelle del fallout atomico e poi le conseguenze sulla salute a lungo termine. Ma questa è solo un'ipotesi e si sa che la realtà purtroppo supera sempre la fantasia. Le conseguenze sarebbero probabilmente distruttive per l'intero pianeta. Il problema è chi ha il dito sul bottone. Vediamo confrontarsi un traballante Joe Biden con un convinto Vladimir Putin e un operativo Zelensky in una quotidiana videoconferenza planetaria. Tutti hanno ragione e l'altro è il demonio da eliminare. In questo scenario non c'è la Cina. Il presidente Xi Jinping ha detto più volte che la guerra non conviene a nessuno, ma ha utilizzato anche un famoso proverbio cinese che dice: spetta chi ha legato il sonaglio al collo della tigre toglierlo, facendo riferimento alle tensioni e alla pressione attorno alla Russia esercitata in tanti anni dalla NATO. Indipendentemente dal fatto se debbano essere gli Stati Uniti da soli o con l'Europa a provare a sfilare il campanello dal collo di Putin, si cerca urgentemente invece una figura responsabile che possa rappresentare l'ago della bilancia per evitare che degli irresponsabili ci portino tutti verso il disastro perfetto. Prego, Andrea Rossi, una sua visione di questo momento storico, poi introdurremo altri argomenti. Prego. Allora, intanto grazie per l'invito. Io faccio questa valutazione. Siamo andati oltre una frontiera, e lo dico da storico militare, in cui siamo assolutamente in uno spazio sconosciuto. Quindi quando si ascoltano per televisione esperti di centri strategici, esperti di strategie militari, grandi ex generali, capi di Stato Maggiore, vanno tutti per approssimazione su quello che sappiamo. Noi da almeno 6 mesi siamo entrati in un territorio che è totalmente sconosciuto per tutti. Quindi la verità è che noi non sappiamo che cosa abbiamo di fronte, non lo può sapere nessuno, entro nell'ambito dell'augurio personale, cioè che come in tutti i momenti critici che ci sono stati negli ultimi 75 anni, dai tempi della Guerra Fredda in avanti, ci sia una diplomazia sotterranea che noi non conosciamo, che non viene esposta, che non passa attraverso i media conosciuti e che attraverso questa diplomazia sotterranea si stia agendo in una maniera che noi in questo momento non possiamo sapere e non conosciamo. Però, ripeto, siamo nell'ambito dell'augurio personale. In questo momento siamo tutti quanti sotto la possibilità che ci sia qualcuno che spinge il bottone. Questo è il discorso. Grazie. E se per caso qualcuno spinge il bottone, mi dispiace per dirlo, ma noi abbiamo Aviano, abbiamo vicino a Ferrara, dove abito io, la base radar di Poggio Renatico, che è quella che copre tutto l'arco strategico con il proprio radar, a partire dalla Turchia fino ad arrivare a metà del mare Atlantico, quindi è un altro punto, un obiettivo militare strategico, e noi purtroppo non siamo protetti in nessun modo da nessuna parte. Credo che se ci fosse responsabilità, forse qualcuno invece che dare rassicurazioni dovrebbe, insomma, mettere le persone di fronte alle cose come sono. Certo. Avere paura non serve a nulla, essere incoscienti nemmeno questo serve a niente.
Però ricordiamo che anche a Vicenza c'è un centro della NATO. Ah, in Vicenza, assolutamente. E certo. Quindi di conseguenza se buttano una bomba atomica ad Aviano e una a Vicenza siamo a posto, eh? Basta solo che la buttino a Venezia, ma tanto poi sarà inabitabile. E, però le faccio un'altra domanda. Tutta questa guerra, perché si parla sempre sopra e si monta la panna, è nata da un fatto molto, per conto mio, banale. La richiesta dell'Ucraina di entrare nella NATO. Allora, vuol dire che la NATO arriva ai confini della Russia e praticamente isola la Russia da tutti i mari, perché abbiamo anche il mare del nord, quindi Lettonia, Estonia e Lituania che sono sotto la NATO, a questo punto viene militarmente e civilmente bloccata. Allora, la provocazione, come diceva appunto Xi Jinping, se metti il guinzaglio al tigre, poi non offenderti se questa si gira e magari tende a morsicarti, e lo ha fatto. Ed è una cosa terribile, lo vedremo poi nella battaglia di Lepanto, morti di qua e morti di là. Ma allora è proprio necessario che l'Ucraina si allei alla NATO, o può, è più vantaggioso avere una pace e magari cercare di fare creare la tranquillità Europa, perché questa è una provocazione. Prego. Ermanno, io gliela dico molto chiaramente, non so se ha visto chi è il grande assente, non c'è l'ONU. L'ONU che fu protagonista all'epoca della guerra di Corea, che fu protagonista anche meno nel Vietnam, ma in diversi scontri che avvennero poi successivamente in Africa, l'ONU è assente. Ci dovrebbe essere un organismo internazionale, una forza di interposizione che in questo momento, con una presidenza ONU forte, dovrebbe imporsi. Purtroppo gli attori di questa vicenda, con i loro scontri geopolitici, sono i due attori che sono rimasti protagonisti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a partire dal 1946, cioè non si va da nessuna parte, manca un attore strategico che possa interporsi. Negli interessi locali, l'Ucraina è ovvio da un certo punto di vista che chiede alla NATO di essere protetta, e dall'altro lato, raccontiamocela bene, per 20 anni abbiamo come Europa considerato la Russia di Putin un fornitore affidabile di energia, tanto da legarci mani e piedi a quello che è la fornitura di gas. Qua siamo in una situazione in cui non ci sono innocenti, non esistono gli innocenti, è una vicenda in cui ognuno ha il suo pezzo di responsabilità, perché non solo abbiamo chiuso un occhio, ma abbiamo chiuso due occhi rispetto al nostro fornitore principale di gas, salvo poi scoprire che il piano che poteva avere in mente e la sua geopolitica, che tra l'altro non aveva negato pubblicamente a qualcuno, l'aveva detto chiaramente da almeno 10 anni cosa riteneva come sua sicurezza strategica la Russia. Non ci sono, voglio dire, degli arcani, non è che Vladimir Putin si è svegliato una mattina e ha detto che improvvisamente riteneva la NATO e l'Ucraina dei possibili avversari geopolitici. Comunque, sono 10 anni che lo dice. Diciamo allo spettatore che anche Putin ha la sua responsabilità, per cui non stiamo difendendo Putin, ne stiamo solo inquadrando i fatti che sono successi e i motivi per cui è stata provocata questa guerra. E siccome ci sono persone che stanno straguadagnando sulla nostra schiena, che sono nostri, siamo noi stessi, cioè le nostre lobby che speculano su di noi, e allora c'è da domandarsi se è possibile una cosa di questo genere. Fabrizio Marrella, è possibile che il diritto internazionale sia così trascurato e non ci sia una possibilità? Perché Roosevelt è quello che ha detto: bisogna creare l'ONU,
ed era uno che è stato eletto 4 volte consecutive presidente degli Stati Uniti, che io ritengo sia stato il presidente più intelligente e più abile che hanno avuto gli Stati Uniti, e che ha pensato che per chiudere questi conflitti mondiali, che ormai era il secondo o addirittura il terzo, bisognasse avere un tavolo attorno a cui sedere prima di arrivare a un conflitto. Prego, Marrella. Sì, quello del richiamo all'ONU è un classico, e l'ONU ha funzionato benissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, però ricordiamoci che la famosa forza di interposizione a cui faceva allusione il professor Rossi è proprio data dai membri del Consiglio di Sicurezza. E questo era il compito loro, per quello che hanno un diritto di veto permanente e per quello che sono permanenti, e gli altri sono a rotazione. Purtroppo è stata una scommessa che non ha funzionato, perché è proprio 2 membri del Consiglio di Sicurezza, come abbiamo visto, dalla guerra di Corea in poi hanno avuto questo. Quindi fare affidamento sull'ONU, che invece è un luogo di negoziazione permanente, può essere eccessivo. Sono però convinto dell'idea che ancora adesso non stiamo ascoltando quello che sta dicendo Putin. Putin aveva detto quello che ha fatto 10 anni fa, su questo siamo tutti d'accordo, l'abbiamo detto anche in altre trasmissioni, però attenzione, perché la misura di quello che diciamo del pericolo di adesso la si trova nelle parole del suo ultimo discorso, che la mia lettura proprio attraverso il diritto internazionale è una lettura che mi porta a una certa angoscia, e adesso vi dico perché attenzione, Putin non disprezza il diritto internazionale, lui utilizza altrettanti argomenti di diritto internazionale, ovviamente per contrastare gli argomenti opposti dall'altra parte, quindi non ha un ragionamento molto ideologico. Lui adesso cosa sta dicendo? Sta dicendo che una volta completata l'annessione del Donbass, cosa che ha fatto, il Donbass è divenuto territorio russo, tecnicamente. Questo non mi pare che abbia scandalizzato molta gente, ma ha un cambio siderale sotto il profilo del diritto internazionale. Perché? Perché qui ci si attacca alle famose parole della Corte Internazionale di Giustizia, che mi pare conoscere, del parere sulla liceità delle armi nucleari, e quando alla Corte venne chiesta dall'Assemblea Generale dell'ONU se fosse lecito l'utilizzo di armi nucleari, che vuol dire sono contrarie a qualunque norma di diritto internazionale umanitario, al principio di distinzione, a tutto quello che vogliamo, la Corte Internazionale di Giustizia ha risposto, era il 1996, in generale no, salvo per legittima difesa e quando si minaccia l'esistenza vitale di uno Stato. E se voi allora guardate queste parole e risentite il discorso di Putin, capite che sta usando quelle parole. Quindi il suo discorso è quello di dire: io non uso l'arma nucleare in questo momento, però attenzione che siccome adesso questa è la Russia, nella misura in cui io fossi attaccato in maniera sempre più pesante dall'Ucraina e dall'Occidente, tra parentesi, sono pronto ad usare anche armi nucleari tattiche, perché nella dottrina militare russa ovviamente c'è una gradualità nell'uso di queste armi. Quindi è questo, almeno secondo me, il modo in cui leggere quello che sta dicendo. Come vedete, si sta precostituendo argomenti giuridici di diritto internazionale qualora dovesse arrivare all'uso di quelle, ma effettivamente non sta dicendo userò adesso armi nucleari. Quindi, come vedete, è una lettura un po' diversa da quella che hanno presentato molti giornali. Ma c'è una sfumatura da tenere presente, che in questo momento il territorio russo è il Donbass, fa parte integrante, secondo Putin, del territorio russo. Quindi sta dicendo non entrate nel Donbass perché uso le armi nucleari. Allora, Lanza Vecchia, che rischio stiamo correndo? Perché da una parte anche il nostro rappresentante, in mancanza del governo, il nostro rappresentante del Ministero degli Esteri, ha detto noi non accettiamo la, e non poteva aspettare 3 giorni per dire il prossimo governo prenderà coscienza e coscienza, questa situazione non è urgente, ma ha dichiarato noi non riconosciamo questa annessione forzata da parte di Putin. E allora, essendo territorio russo, adesso il Donbass non è intoccabile. Prego. Ma sì, io non sono esperto del diritto internazionale, infatti ho ascoltato con grande interesse il collega su questa fine
visione di come passo dopo passo si stiano preparando i presupposti per, dalla prospettiva di Putin, di essere dalla parte del diritto e quindi della ragione. Vedo però anche dal lato nostro un'impreparazione come Europa nell'affrontare uniti non solo la questione del gas, ma a monte ancora la questione di contrapposizione politica, contrapposizione di diritto alla Russia. Quindi io vedo non solo l'assenza dell'ONU, che si è già detto poco fa, però anche nella nostra Unione Europea un'assenza di visione comune di come venirne fuori, se mai è possibile venirne fuori, o di cosa fare. Se ci pensate, almeno quello che vedo io dal mio osservatorio, è che la risposta economica in tutta questa questione, lapsus, la questione, la visione europea in tutta questa questione si è ridotta a contratti, si è ridotta a cosa si può scambiare in acquisto e in vendita, e visto che del gas non ne possiamo fare a meno, cercare di convincere, ma quasi mi sembra assurdo, il venditore a imporre un prezzo massimo, per dire il vuoto politico, il vuoto giuridico, e ricondurlo tutto a quello che in fondo dovrebbe chiamarsi l'Europa, ossia una comunità economica europea. Non ho mai capito perché hanno voluto togliere quello che è veramente, che è una sola comunità di interessi economici, peraltro mal rappresentati, perché dall'altro ieri l'ultima previsione dell'OCSE su come andrà l'economia nel mondo e in Europa nel 2023 e nell'anno in corso, per la Germania per la prima volta, fonte OCSE, è prevista in recessione, meno 0,7% nel 2023, tutta l'Europa intera più 0,3%. Quindi alla fine anche di questa comunità economica europea, ma dei dilettanti allo sbaraglio, perché è vero che la Russia sta registrando PIL in contrazione, ma i più danneggiati siamo noi stessi. Quindi sì, riconducendo il tutto ad un'analisi economica, le ossa rotte ce l'abbiamo tutti. Io direi che ognuno ha alcune ossa rotte, altri ne hanno molte di più, per il motivo semplice. La Francia, chi ha realmente necessità urgente di energia? La Francia no. L'Inghilterra no, perché ricordiamo che l'Inghilterra ha pozzi petroliferi e di gas nell'Atlantico e li usa, è una nazione petrolifera. Nessuno ne parla mai, ma gli inglesi non vogliono mai esporsi più di tanto e fa un po' la politica che faceva Venezia nel Medioevo. La Germania ha riattivato le centrali nucleari perché, avendo spento la Merkel le centrali nucleari, ha fatto dei gasdotti apposta per riuscire ad avere un'alternativa. Adesso li hanno tagliato i tubi e quindi i collegamenti, e di conseguenza riaprono le centrali nucleari e loro più di tanto non soffrono. Chi è che soffre sul territorio? La Slovenia no, perché ha centrali nucleari, la Svizzera no, perché ha centrali nucleari, la Francia ha centrali nucleari, dà energia anche la Spagna, quindi nessuno. Chi soffre di più? Noi, che siamo la terza potenza industriale in Europa e che però abbiamo bisogno di tanta energia, che abbiamo fatto un referendum molto sano perché abbiamo detto no al nucleare, ma poi la politica non si è impegnata a creare l'alternativa di energia rinnovabile. Quindi Andrea Rossi, mi entri nell'argomento, perché la politica italiana è effettivamente chi soffre realmente in Europa siamo noi. Ermanno, noi soffriamo più degli altri per un semplice motivo, che abbiamo giocato con l'energia e con questo condivido pienamente quello che è stato detto finora, come se fossimo su una sorta di tavolo della roulette, nel senso che finché i costi dell'energia erano irrisori, a noi tutto sommato, invece che preoccuparci della nostra autonomia, andava bene comprare quello che arrivava da fuori. Noi abbiamo l'Ente Nazionale Idrocarburi e
Io faccio presente, mi dispiace che ogni volta che facciamo una trasmissione torno sempre su Enrico Mattei. Comunque Enrico Mattei, il 27 di ottobre siamo al sessantenario della scomparsa di quello che è stato, secondo me, l'ultimo statista dell'energia che abbiamo avuto in Italia. Aveva avuto un'intuizione strategica che era quella proprio della diversificazione. Lui aveva capito che bisognava fare accordi con i russi, ma aveva capito un'altra cosa importante, che quello che noi oggi chiamiamo i paesi in via di sviluppo e che in realtà sono il terzo e il quarto mondo, che lui aiutò enormemente a diventare indipendenti in una stagione che secondo me forse è stata la stagione di politica estera dell'Italia più bella degli ultimi 60 anni, aveva creato una scuola per giovani manager africani che potessero un domani collaborare con noi nello sviluppo nazionale e nello sviluppo nostro, in modo che questa collaborazione con quello che oggi tragicamente chiamiamo il sud del mondo sarebbe stata una collaborazione proficua per tutti, sarebbe stata una collaborazione per l'emancipazione, la creazione di nuove classi dirigenti nei paesi del nord e del Centrafrica, e noi avremmo avuto tutto il vantaggio di essere stati gli unici che hanno aiutato seriamente la decolonizzazione dai paesi francofoni e anglofoni. Non è un caso che Enrico Mattei sia stato morto, è stato ammazzato 60 anni fa. Non è un caso che da quel momento in avanti, quando l'ENI passa nelle mani di Cefis e da Cefis viene poi smembrata, smantellata in quell'operazione disgraziata che sono state le privatizzazioni, che sono state la svendita del nostro patrimonio nazionale e la svendita della nostra indipendenza energetica nazionale, perché a quell'epoca pensavamo che su questo poteva esserci un grande business per tutti. Da quel momento in avanti noi non abbiamo più avuto una nostra politica energetica. Purtroppo, su questo adesso ci andiamo a scontrare contro la dura realtà. È vero che dalla storia non si impara mai, ma da non imparare a livello manageriale italiano e a livello politico italiano da quello che è stato il nostro passato prossimo è davvero umiliante, e se posso aggiungere è maggiormente umiliante pensando che negli ultimi 10 anni ci siamo affidati a quelli che noi abbiamo chiamato i tecnici, i governi dei migliori, i migliori, quelli che dovevano essere i più grandi tecnici presenti come brain trust del nostro paese, che in realtà da questo punto di vista, cioè l'indipendenza energetica, negli ultimi 10 anni non hanno fatto assolutamente nulla. Abbiamo continuato a importare energia a basso costo dalla Russia. Abbiamo scoperto improvvisamente, adesso perché Draghi ha fatto degli accordi, che l'Algeria poteva essere un partner strategico già da almeno una quindicina d'anni a questa parte. Abbiamo improvvisamente scoperto che ci sono i paesi del Centro Africa che forse, se avessimo considerato politicamente un po' più importanti, non saremmo arrivati noi a questo livello rispetto alla nostra indipendenza energetica. E lasciatemelo dire, su queste cose, se uno va a leggere che cosa ha scritto Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, entra dettagliatamente in questo argomento, proprio nell'argomento dell'energia, dicendo le cose che noi abbiamo disimparato, cioè che una crescita concreta dei paesi africani, un'indipendenza energetica dei paesi africani darebbe del bene a loro e porterebbe del bene a noi. Abbiamo ignorato tutto, ci siamo affidati a dei tecnocrati e scopriamo che i tecnocrati non hanno una visione politica. Grazie. Perdonatemi il tono. Grazie. Allora, Michele Boato, siamo entrati nell'aspetto umano di questa, diciamo, di questa vicenda, cioè chi soffre in questo momento. E diciamo che i migliori, a questi migliori di cui faceva riferimento Andrea Rossi, sono senza anima, si sono dimenticati che gli italiani... Ieri è successo un fatto gravissimo al Parlamento europeo, dove la stragrande maggioranza del Parlamento, cioè i 4/5, ha bocciato una proposta di mozione che viene chiamata di Papa Francesco. La proposta diceva che l'Unione Europea e gli Stati membri
sono invitati a vagliare tutte le potenziali vie per la pace e a proseguire gli sforzi per porre immediatamente fine alla guerra. L'hanno votata i 5 Stelle, mezzo PD, un po' di sinistra, ed è stata bocciata. Questa la dice lunga su cos'è l'Europa in questo momento. Quando si dice non c'è l'ONU, si dice che no, non c'è l'Europa. L'Europa è dentro a questa guerra fino al collo. Non solo l'Inghilterra, quella che ha detto dobbiamo andare a sparare anche dentro alla Russia, ma tutta. Allora, quando emerge come elemento di pace un dittatore come Erdogan, cioè come una, è un gigante in confronto a questi nani maledetti che abbiamo qui di fronte, nani, Draghi e Di Maio, questa gentucola, insomma, no? Che non sa dire altro che dobbiamo prendere il gas da qui, dobbiamo prendere il gas da lì, facciamoci fregare dagli Stati Uniti in questa maniera, eccetera. Noi ieri abbiamo avuto la fotografia del contesto, che dice che non è solo l'Italia. Però volevo segnalare altre due cose molto veloci, oltre al fatto che è già stato detto che noi, la Vispa Teresa ha non solo Aviano, ma anche Ghedi a Brescia, oltre a Vicenza e al resto. Cioè noi siamo la Vispa Teresa che tanto sono in Ucraina, eccetera. Le prime cose che vanno a colpire sono esattamente Aviano, è il primo, e lì sono le 60 testate che sono lì tattiche. Ma volevo segnalare che il nucleare l'hanno già usato, in questo caso gli Stati Uniti e l'Inghilterra e la Francia, in Libano, in Somalia e in Iraq. È il nucleare tattico, quello delle pallottole che buttano giù un edificio, quello per cui i nostri soldati sono morti poi dicendo di uranio impoverito, che è una enorme balla per coprire il fatto che hanno già usato le armi nucleari. Ma anche soldati americani sono morti, soldati per questo. Americani, tutti i soldati che stavano in quella zona, che sono stati lì. E questa cosa, l'uranio impoverito, c'entra al 5% su questa faccenda. E questa cosa qui fa dire che questa guerra nucleare di cui parla Putin, o Putin, perché mi pare che abbia qualche antenato friulano, questa guerra c'è già, strisciante, arriva già, probabilmente è già iniziata e neanche ce ne siamo accorti, già lì, voglio dire, in Ucraina. Allora, questa cosa è il risultato della nostra volontà. Quando noi continuiamo a aumentare le spese militari, anno dopo anno, governo dopo governo, quando noi non facciamo il corpo di pace europeo, che da 20 anni si doveva fare, ma non si è mai fatto il corpo di interposizione, aspettiamo la NATO, ma in Europa non c'è, negli Stati Uniti e nella Russia, quindi non ci sarebbero i veti se veramente volessimo fare una forza di interposizione. Zero, zero. La mozione Alex Langen è rimasta lì, è stata votata quella mozione. Il Parlamento europeo 20 anni fa ha detto che bisogna farli i corpi di pace, ma non li ha fatti assolutamente. Quando noi non facciamo nessun passo, nessuno, per fare capire che siamo pronti a dare una mano alle trattative, eccetera, a mettersi assieme a Erdogan, in poche parole, insomma, no? E a chi altro si è mosso, pochissimi per la verità, su questa strada, vuol dire che c'è evidentemente un totale allineamento alla logica di guerra, la logica per dire: ma se loro vengono io gli devo sparare. Attenzione, i primi giorni quando sono arrivati i carri armati lì, così come è successo a Praga nel 68, la gente salutava, la gente bloccava i carri armati, parlavano, ridevano. Dopo, quando hanno cominciato a dire spariamoli, ci sono stati 3 giorni in cui noi vedevamo arrivare i carri armati esattamente come a Praga. E ricordiamoci la diversità fra Praga e Budapest. A Budapest gli hanno insegnato le bottiglie Molotov e sono stati ammazzati in 70.000. A Praga gli hanno insegnato di sorridere ai soldati, di farli parlare e di spiegargli che non c'era il nazismo lì a Praga, come non c'è il nazismo in Ucraina, e che c'è gente comune, che ci sono i loro parenti. E allora lì ci sono stati 162 morti, cioè la differenza fra Budapest e Praga. Finisco, perché la cosa mi sembra enorme. La guerra che è stata fatta l'altro giorno col gasdotto,
è chiaro che non è stato fatto scoppiare dalla Russia. Chi è il suicida che si distrugge il proprio castello? È stato fatto scoppiare da qualche personaggio o dei servizi segreti inglesi o americani, non lo so, ma comunque dell'altro fronte. Queste sono tutte azioni che vanno verso il suicidio totale dell'umanità. Non c'è solo l'arma nucleare, e la quantità di metano che sta uscendo. Sapete che una tonnellata di metano ha il peso sull'effetto serra di 80 tonnellate di anidride carbonica. Quindi noi stiamo facendo il disastro anche ambientale, loro lo stanno facendo, per carità. E non ci sono passi. Invito tutti a tenere presente che il 4 novembre prossimo ci sarà un'enorme manifestazione per la pace, che l'Italia comincia a parlare. Sono le associazioni, l'ARCI, l'ANCI, le associazioni cattoliche. C'è stato ieri l'intervento giustissimo di Conte dicendo andiamo, ma senza bandiere di partito. L'invito è di andarci tutti, saranno più di una, perché non sarà solo a Roma. Questa roba del 4 novembre verrà preparata in ottobre, da 3 giornate. Le associazioni devono mobilitare la società, perché tutte, tra l'altro, le statistiche, le inchieste che sono state fatte dicono che la maggioranza del popolo italiano è contro questa guerra. Invece la maggioranza dei mezzi di informazione, la quasi totalità, sono in una eccezione questa sera, è invece per raccontare quanto siamo bravi e vinceremo. Vuol dire faremo morire altre decine, centinaia di migliaia di giovani, donne, vecchi ucraini e soldati giovani russi mandati allo sbaraglio. Avete visto le mamme russe, insomma, Putin ha dovuto fare un po' di scelta, di legge per mandarli al macello. Ebbene, questa cosa qua, il vinceremo, è esattamente il contrario di quello che dobbiamo dire. Grazie. E allora passiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo. Appello del Papa per la pace. Thank you.